Lo sportello del cittadino, come recita appunto il titolo, intende dare voce ai cittadini e intende sollevare quelle situazioni particolari, soprattutto nel sociale, rispetto alle quali situazioni il cittadino chiede, pretende risposte. Il mio è un giornalismo di strada, nel senso più nobile del termine, nel senso di voler toccare con mano le difficoltà che si vivono in città. E proprio per questo ci ha voluto segnalare una particolare situazione il signor Sante, non diciamo il cognome per questione di privacy, e come vedete lo stiamo riprendendo di spalle sempre per le medesime ragioni di privacy. La sua è una storia particolare, è una storia di diritti negati, è una persona che ha seri problemi di salute, che si è rivolto ai servizi sociali del Comune di Taranto, ma negli anni purtroppo non ha ricevuto risposta alcuna, con l'aggravante che la sua patologia sta peggiorando. Non vogliamo fare sensazionalismo, ma vogliamo fare un qualcosa di costruttivo. Questo è un giornalismo di denuncia, stiamo denunciando questa situazione, poi ci rivolgeremo all'assessorato ai servizi sociali per avere delle risposte e auspichiamo un esito felice della vicenda. Non per un trionfo giornalistico, per l'amor di Dio, non viviamo di questo, ma per dare il sorriso e far vivere una vita serena al signor Sante. Fatta questa premessa, andiamo da Sante. Allora, Sante, raccontaci la tua storia. Niente, la mia odissea è iniziata nel 2015, quando ho avuto dei seri problemi per la masticazione. Niente, col tempo si è rotta la protesi. Quindi alla bocca, ai denti. Alla bocca, ai denti. Gengive, denti e quant'altro. Sì, ancora purtroppo sono così. E nel 2015 mi sono rivolto all'assessorato ai servizi sociali. Ho fatto tutta una serie di documentazioni, comprese di sé, stato di famiglia, tutta la mia documentazione personale. L'ho portata ai servizi sociali e mi hanno mandato a Corso Umberto all'epoca, 2015-2016, dal dottor Scarlino. Ci sono andato lì con mia moglie, mi hanno visitato, mi hanno visto l'apparato dentario e mi hanno detto di ritornare dopo 10-15 giorni. Sono ritornato sempre a Corso Umberto dal dottor Scarlino, mi ha fatto accomodare, mi ha fatto una visita e mi hanno detto di ritornare fra 15-20 giorni per prendere le impronte, per poter mettere una protesi mobile, non fissa, una cosa giusto per poter masticare. Con mia sgradita sorpresa sono ritornato, mi ricordo anche la data, il 13 dicembre di Santa Lucia alle 10, mi ha fatto accomodare il dottor Scarlino e mi è caduta una doccia di acqua ghiacciata in testa e mi ha detto: il comune non c'ha più soldi, non ci stanno più pagando e non ti posso fare niente. Niente, sono ritornato all'assessorato sociale. In pratica la prestazione odontoiatrica del dottor Scarlino veniva sostenuta dal comune, sì. Ecco. E siccome il comune c'era evidentemente una convenzione, e siccome il comune non aveva più soldi non ha potuto fare niente. Affranto, demotivato sono rientrato, non ti dico con che stato d'animo, anzi ti ringrazio di questa intervista. Però non mi sono dato per vinto, sono ritornato alla carica ai servizi sociali. Ho parlato l'anno scorso, no quest'anno, prima delle votazioni mi ricordo, con l'avvocato Scarpati, l'assessore dei servizi sociali. Un anno, quale? Alle votazioni, alle politiche? Sì, 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 alle politiche. Quindi prima di marzo, diciamo. Sì, sì, prima di marzo, cioè, ho parlato con la Scarpati, gli ho prospettato il problema, anzi gli ho detto anche che siccome non potevo masticare bene, ho avuto un intervento chirurgico l'anno scorso alla D'Amore, sono tutto documentato, perché io inghiottisco il cibo. E quindi poi ad altri organi
si creavano dei danni. Quindi praticamente questo difetto di masticazione creava a livello di organismo tutta una serie di problemi, partendo dai denti, partendo dalla mancata masticazione, il problema si riverberava ad altri organi, per cui lei ha dovuto fare ricorso ad ulteriori interventi. Ecco. Niente, praticamente io continuo adesso a mangiare fette biscottate quando ce l'ho, perché purtroppo c'è un part time con sospensione di luglio e agosto, e mangio frullato. Io non posso masticare, io chiedo al comune. Sono andato dalla Scarpati, ho portato lì cosa ha risposto? Che mi dovevano dare un sussidio, ho portato il preventivo del dentista e anche la cartella che mi sono operato. Dopo le votazioni, si è votato a marzo, sono tornato a aprile e maggio e mi hanno detto: purtroppo i soldi sono questi, ti possiamo dare 200 euro, che io non ho ancora ritirato, però ti devo essere sincero. Invece il preventivo è di? Il preventivo del dentista è una protesi mobile di Corso Italia, il dottor, vabbè non faccio nome, di 1500 euro. E io posso tornare a masticare. Io ti ringrazio di questa intervista e chiedo se è possibile in una città come Taranto che qualcuno mi aiuti per poter masticare. Io non voglio soldi. Magari che il comune mi dice vai là e ce la vediamo noi. Non voglio soldi. Solo poter masticare, perché è una situazione bruttissima. Mi sembra chiaro, logica la richiesta dell'amico. Qui stiamo parlando di salute, non stiamo parlando di beni voluttuari. Stiamo parlando del minimo, anche perché avete visto questa mancata masticazione produce degli ulteriori danni, e quindi questo significa creare non solo un danno alla salute dell'amico Sante, ma questo comporta un costo sociale, perché ogni patologia, ovviamente per ogni cittadino, la patologia di ogni cittadino comporta dei costi sociali. Noi abbiamo voluto evidenziare questa situazione, innanzitutto da parte mia per un senso di umanità, un senso cristiano. In secondo luogo la deontologia giornalistica mi ha spinto a questo. E a questo punto io voglio delle risposte dall'amministrazione comunale, voglio delle risposte dall'assessore, e qui ci si troverà davanti ad un bivio. O si fa finta di niente e si lascia il signor Sante al suo destino, assumendosi anche una responsabilità morale, circa, oltre che giuridica, circa il suo stato di salute, oppure, come auspico, si vada incontro alle sue esigenze. È una battaglia di civiltà, non chiediamo altro, ma siccome questa non è una denuncia fine a se stessa, io mi rivolgerò all'assessore Scarpati, cercheremo di vedere insieme le carte e cercheremo di dare le risposte. Il signor Sante è un cittadino che paga le tasse e che ha diritto innanzitutto a vivere e innanzitutto alla salute. E questa è la mission dello sportello del cittadino.